dal principio che i trend della promozione turistica futuri passano attraverso il web, e questo bene o male è una cosa quasi ovvia, se almeno quasi tutti quelli che conosco, se devono andare in vacanza, la prima cosa che fanno è andare su Google e cercare delle informazioni, quindi bene o male è quello lì il mezzo principale di divulgazione. All'interno di questo mezzo ci sono alcuni pillar che sembrano rappresentare il futuro. Il primo è la realtà virtuale e il mondo 3D, quindi la possibilità di una persona di avere un'esperienza immersiva, emozionale all'interno del posto che poi sarà la meta delle prossime vacanze, l'interattività, quindi ancora un'esperienza appunto interattiva in cui uno entra dentro a modo di scambiare informazioni, cioè non è una questione unidirezionale ma è bidirezionale, e il crowdsourcing, cioè sono le persone stesse che scrivono i contenuti. Bene, e quindi noi abbiamo costruito il nostro progetto, si chiama Telemi App, e noi facciamo dei servizi attraverso i quali vendiamo delle visite virtuali guidate di luoghi raggiungibili solamente a piedi. Abbiamo un target molto 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 verticale. Come facciamo? Il nostro obiettivo è quello di mappare tutti i sentieri del mondo, ma siamo solo in 5, potete immaginare che è una cosa assolutamente infattibile. Quindi attraverso il nostro sito abbiamo avviato un sistema di reclutamento attraverso il quale chiunque voglia si può candidare come volontario mappatore. Noi inviamo il nostro zainetto gratuitamente a questi volontari, i volontari se lo mappano tra di loro e in questo modo noi riusciamo ad avere una mappatura molto intensiva a dei costi abbastanza ridotti, perché noi tutti i volontari li paghiamo lautamente con una maglietta e con la gloria, mi piace dire, e abbiamo ricevuto circa 600 candidature in Italia in qualche mese. È incredibile come una missione, diciamo così, così ambiziosa come mappare tutti i sentieri del mondo unitamente a una maglietta abbia un potere di coinvolgimento così forte, anche perché la popolazione degli escursionisti è molto, 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 diciamo così, volenterosa, determinata, hanno voglia di fare, hanno voglia di brigare, e a noi questo fa ovviamente gioco. Noi le mappature le facciamo indipendentemente dalla presenza di committenti, perché il nostro obiettivo è quello di mappare il più possibile, avere il più traffico possibile sul nostro sito. Però se ci sono delle agenzie pubbliche, private, enti turistici, enti parco, che vogliono promuovere determinate zone, e quindi sono loro che decidono dove mappare e non i volontari, noi organizziamo delle mission, reclutiamo i volontari e facciamo la mappatura intensiva di questa zona, e ovviamente per questa ci facciamo pagare.